Dobbiamo firmare una petizione nei commenti per farmi tagliare i capelli, mi sa. Soluzione temporanea. Ma che poi? Questo cappello ha ancora senso dopo l'ultima puntata di Game of Thrones? È da tantissimo che sognavo di farlo. Alexa, buongiorno! Il 22 maggio è una data da ricordare per molti tifosi di calcio. Non mi interessa. Alexa, stop! Alexa, stop! Alexa, stop! Ok, tanto lo sapevo che era inutile. Ho fame, particolarmente fame. Grazie. Azione bagna. Proteico con marmellata, zero. Metà con la marmellata e metà col burro d'arachidi. Saremo già a 30 secondi di video e ancora non ho detto nulla. Comunque, in questo periodo mi avete fatto notare che sto mangiando un po' troppo. Cioè che magari in questo canale sto portando più cibo che altro. Perché in realtà il mio canale era partito come il Magni e Spigni. Cos'è il Magni e Spigni? Io di base sono un atleta di powerlifting. Anche calisthenics, faccio gare di powerlifting, ho fatto una gara di calisthenics. Però mi piace anche magnà, mi piace una cifra magnà. E mi sa che ve ne siete accorti. So, tipo il video del kebab, i video del kebab, i mille video del kebab, i video del sushi, non so, le calories challenge. Ce ne sono veramente tanti di video che ho fatto sul cibo. E di recente in particolare ho mangiato un po' di gelati. Ma nulla di che, solo una settimana intera con i gelati. E visto che di recente siamo cresciuti tantissimo sul canale, sono arrivato a 100.000 iscritti, 100.000 iscritti, devo fare uno speciale. E voglio che le nuove persone che mi seguono conoscano sia il Giovanni che mangia, sia il Giovanni che si allena. Perché alla fine quello che faccio io è magna e spigne, sfrutto quello che mangio per spingere in palestra. Infatti il concetto che ho sempre voluto portare sul canale è che il fitness si vive a 360 gradi, sia per quanto riguarda il provare più sport, ma anche il cibo. Il cibo non va odiato, molti vedono il cibo come il tabù, il vero e proprio sgarro. Io non lo vedo più come uno sgarro, io lo vedo come un piacere, uno stile di vita, a me è felicità. Se io dovessi scegliere dove mettere il cibo nella mia vita, sarebbe nelle prime tre posizioni in quanto a felicità e importanza. Dopo di me. Mo' esagerato. Infatti voglio che chi mi apprezza per il cibo mi apprezzi anche per la palestra. Ecco perché oggi vi porto con me in palestra a provare qualche record. Di recente i video che ho fatto sul cibo sono schizzati di like. A ogni video 40.000, 30.000 like, 1.000 commenti. E non voglio che un video in palestra sia da meno. Se io li faccio perché mi piace farli, mi piace portare i video in palestra in cui mi porto al limite e faccio qualcosa che vi possa intrattenere. Ecco perché a voi non basta niente mettere like e supportare questo video così come supportate quello di cibo. Che sia un video in palestra, che sia un video di cibo, rimango sempre io, Giovanni Fois. Ora andiamo in palestra perché abbiamo qualche record da battere. Ci siamo, benvenuti a casa mia. Visto che non so quale record voglio battere, lo chiederò su Instagram. Un follower control my records. Ok ragazzi, sto girando un video in palestra e devo fare dei record che controllerete voi. Allora ditemi, faccio come primo esercizio panca piana o military press? E la vittoria va alla panca piana. Ora devo chiedere anche quanto peso sollevare. Ha vinto la panca piana, quindi provo 100 kg per più ripetizioni possibili o 120 kg per più ripetizioni possibili. Un bel po' di peso o un bel po' di peso? Cioè, capito? Tutti e due un bel po' di peso. Ovviamente nemmeno a dirlo ha vinto 120 kg. 120. Quante rep farò? Dai. 15. Eh? 15. Ok, ovviamente Valerio non sa quante sono 120 kg. Io punto ai 7. Una. Due. Tre. Tre. Vai. Cinque. Sei. Sette. Vai. Vai, ce l'hai ancora. Spingi. Aspetta. Alzalo. Vai. Ah, fanno male le zinne. Ma la nonna ha sbagliato, Valeria che me l'ha tolta, ma l'avrei tirata su. Quindi per me sono 9 a 120. Ne feci 9 a 130, però va bene uguale. Ora vediamo, utilizzando la slingshot, quanti chili mi fate fare su Instagram. 120 l'ho fatta. Ora voglio usare la slingshot. Quindi 130 kg in sacco di rep oppure 150, molte di meno. 150, 130. Siete intelligenti nella scelta. Tanto ne proviamo una a 130. Ah, mi sa ancora tantissimo. 150 kg, panca piana. Uno, due, vai mo, spingi. Quanto l'ho
fatte? 6. Dopo la panca devo fare militari ovviamente, quindi proverò il massimale, cioè riprovare a fare 100 kg o provare a fare più rep possibili con 80 kg. Già lo so quello che scelgono, massimale sicuro. Oh mio Dio, avete votato massimale, non me lo sarei mai aspettato. Ovviamente ho fatto 2 massimali di panca e allenato spalle ieri, quindi vediamo il massimale della giornata. 70. Facile. 80. Facili, mo te stai zitta. Parla per te, parli. Ma li facciamo 95. 95. Duro. Vai, spingi. Fine. Più di così penso di esplodere. Ultima sfida. Provo a fare max rep con 38 kg di spinte con i manubri per le spalle, oppure fare il massimale di bilanciere monobraccio. Cioè per non bilanciere faccio questo. Ha vinto il bilanciere. Ora vi faccio vedere che esercizio è. Qua. Come se fosse una military press con un braccio. Oggi è tutto record di spinta. Iniziamo con 20 kg. Troppo facile. 30 kg. Ancora facile. Ovviamente faccio solo un braccio perché il sinistro non spingerebbe come il destro, perché faccio cacare. Con questo sono arrivato a 40 kg. 40 kg is not poco for one braccio. Yeah, I got it. Ok. Provo 50 kg, ma comunque non è solo forza, è anche propriocezione del proprio corpo. Dobbiamo imparare a conoscere i nostri muscoli, come utilizzarli al meglio. Questa è la classica cosa out of comfort zone. Quindi come sempre quando faccio un video out of comfort zone, voi nei commenti cosa scrivete? Out of comfort zone. Fatelo a casa. Fatevi male, cazzo. Spaccatevi la schiena. Visto. Mai fatto e mai lo farò. Mai fatto. E penso di non farlo ora. Siamo tornati a casa. Devo dirvi una cosa super mega importante che so che vi interessa. Su Instagram l'ho già detto da un paio di giorni, ma lo dirò anche qui. Ho creato un contest speciale che vi potrà interessare secondo me. Se fate un ordine su Bulk Powders tramite il mio link qui in descrizione, ve lo lascio qui, è il primo link in descrizione. Se fate un ordine di qualsiasi cifra, mandate uno screen a questa mail voicecontest@gmail.com e dopodiché verrete estratti entro e non oltre il 31 di maggio. Il 31 di maggio scade il contest. I premi sono, sentite bene, sono 3 premi. Il primo sono 150 euro di integratori di Bulk Powders gratis. Il secondo è un mese di online coaching seguito da me. Terzo è il più importante, potete scegliere tra 100 euro di integratori, un mese di online coaching, oppure se siete di Milano o dintorni, una lezione con me, un allenamento con me, più uno sgarro con me. Quindi magna e spingi. Partecipate in tanti. Il link è il primo qua sotto in descrizione. Mi raccomando, buona fortuna a tutti. 3 vincitori. Quindi anche Giovanni Fois mangia salutare per colpa tua. Salutare. E anche del pollo lì. Certo, forse il gelato era meglio. Ora probabilmente diventa tutto bianco e nero e c'è una musichetta romantica sotto. Statevela. È tutto per specificare un concetto. Quando dite fai troppi video sul cibo, oppure quando dite non ci interessano i video della palestra, non ci interessano i video del cibo, non ci interessa quel... Dovete capire che su questo canale non so nemmeno io dove voglio andare a parare. Non so se voglio fare solo video di cibo, solo video di palestra, continuo a fare entrambi, continuo a fare vlog. Non so nemmeno io cosa voglio. Io quello che voglio portare lo porto, qualsiasi sia il contenuto, che vada bene, che vada male. L'importante è che piace a me. È sempre stato così, ho sempre portato solo contenuti che piacevano a me in principio. E quindi continuerò a fare così. Che un video di cibo mi faccia 40.000 like, sono contento. E se un video di palestra mi fa 10.000, 15.000 like, sono molto contento. Ancora di più, perché vuol dire che la mia idea di fitness la trasmetto in qualche modo a tutti quanti e che vi piace quello che propongo, sia a livello di palestra, sia a livello di food. Io quindi vi invito a lasciare un mi piace se volete continuare a vedere video di palestra. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E vi ricordo che il primo link in descrizione è quello del contest che vi ho detto un minuto fa. Partecipate in tanti. E nel prossimo video ci sarà una piccola sorpresa. Uno spacchettamento da 8.000 euro. E se lasciate 15.000 like,
Il prossimo video dello spacchettamento è 8.000 euro, lo porto lunedì. Dovrebbe arrivarmi tutto entro sabato, quindi mi sbrigo a montarlo ed esce lunedì. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao! Quindi ricordatevi, magna e spegni.